loro, con le loro sante mani, in due mesi hanno riportato questo posto, hanno restituito questo posto alla collettività. Ecco, allora l'Atus oggi per noi, l'inizio dell'Atus coincide anche con una manifestazione importante di quello che i nostri cittadini sono in grado di fare insieme con l'amministrazione per rendere la nostra città più inclusiva, più aperta e più sostenibile, nel nome del verde e nel nome del mare, nel nome di vedo di blu. L'emozione più grossa è vedere tutta questa gente in questo luogo che davvero fino a due mesi fa è impensabile pensare ora, per chi non lo conosce, com'era. Era pieno di erbacce, di rifiuti, di tante altre cose che non sto a dire qui, di macerie. Però dal primo giorno in cui abbiamo ricevuto la telefonata e sulla possibilità di averlo in gestione, non abbiamo esitato un minuto. Alle mie spalle vedete una mostra che sarà con noi tutta l'estate, dove cercheremo di raccontare, di far crescere nella popolazione, nei cittadini, nei residenti, nei turisti, la consapevolezza di quello che possiamo fare per migliorare almeno il nostro angolino, l'angolino in cui viviamo. Ed è per quello che questo giardino si chiama Bimby, proprio in antitesi alla più conosciuta sindrome di NIMBY, perché Bimby sta per Best in My Backyard, cioè il meglio, tutto quello che si può fare di bene lo voglio a casa mia, voglio partire da casa mia. San Giuliano Mare è una realtà che ha una fortissima identità, è una realtà storica della nostra città, sicuramente ha vissuto forse più di altri pezzi di Rimini anche un momento di difficoltà che riguarda la trasformazione delle strutture ricettive. Hotel delle Nazioni è forse uno degli emblemi più noti nella nostra città e credo quindi sia doveroso comunque mettere in campo tutti gli sforzi possibili per far sì che questo pezzo di Rimini torni a essere pienamente fruibile, lavorare sul porto canale, come far sì che questo pezzo di città possa essere fruito in direzione centro storico, ma altrettanto verso appunto la zona di San Giuliano Mare, da residenti e da turisti. Finalmente ci sarà un intervento sullo scalo dell'Aggio, sappiamo quanto sia importante per la nostra marineria, così come anche l'intervento sul capanno, sulla sponda destra del deviatore Marecchia. I progetti danno un senso anche alla storia di questi ultimi anni di Rimini, questa a mio parere, lo dico sempre, è una delle più belle città italiane. Una città che tiene insieme il turismo, ma anche la storia, la tradizione, la cultura, ed è un fatto non banale, soprattutto per le città che sono località turistiche di mare. Voi romagnoli avete insegnato non solo agli emiliani, ma al mondo cosa significhino ospitalità, professionalità, qualità di servizi per tutte le età e per tutte le tasche da poter trovare, tant'è che questa è diventata dal niente una delle industrie turistiche più belle e più importanti al mondo. Questo progetto ulteriormente migliora, qualifica, riqualifica, abbellisce la città a partire dal luogo in cui ci troviamo. Questi sono i risultati, quindi non giriamoci dall'altra parte quando vediamo cose che non vanno bene, ma proviamo a dare delle soluzioni, perché il risultato di quello che succede mettendosi insieme è questo.